Andiamo a vedere i componenti fondamentali dei circuiti elettrici. Partiamo dal primo, il resistore. Il cui simbolo è questo. Continuiamo nel nostro elenco e passiamo al condensatore. Simbolo che ricorda la forma costruttiva del condensatore, due elementi elettrici metallici separati tra di loro, e questo terzo componente fondamentale, l'induttore. Anche qua il simbolo ci ricorda come viene realizzato l'induttore, cioè come un filo metallico avvolto. Per questi tre componenti di solito si utilizzano delle lettere maiuscole per identificarli, che solitamente sono la lettera R maiuscola per il resistore, la lettera C maiuscola per il condensatore e la lettera L maiuscola per l'induttore. Passiamo adesso alle grandezze elettriche fondamentali per questi componenti. Tensione e corrente. La rappresentazione di una tensione viene fatta con due segni, il segno più e il segno meno, e con una lettera che identifica la tensione, che solitamente è una lettera V, in questo caso una lettera V minuscola. Per quanto riguarda la corrente, per la sua rappresentazione utilizziamo una freccia che ci indica il verso in cui scorre la corrente e una lettera anch'essa minuscola, in questo caso la lettera I. Quindi, ai capi di un resistore, noi indicheremo la tensione con una coppia di segni più e meno, e la lettera V che la identifica, e una freccia corrispondente alla corrente I. La convenzione che noi utilizziamo per i componenti di questo tipo, R, C ed L, cioè quelli che vengono definiti componenti passivi, è quella di indicare la corrente I entrante nel segno più della tensione, in corrispondenza del morsetto del componente in cui noi abbiamo indicato la lettera e il segno più della tensione. Questo non è un obbligo, però sicuramente ci semplificherà la vita quando faremo l'analisi dei circuiti elettrici. Quindi la convenzione che noi utilizzeremo è questa: la corrente I sarà entrante nel morsetto contrassegnato dal segno più della tensione per i componenti di tipo passivo, resistore, condensatore ed induttore. Quindi andiamo anche per il condensatore a indicare tensioni e correnti con simboli, segno più e meno per la tensione, freccia per la corrente, rispettando la convenzione della corrente entrante nel morsetto contrassegnato dal segno più della tensione. Continuiamo per il nostro induttore, tensione e corrente. A questo punto le cose importanti che ci serve sapere sono le relazioni che esistono fra le grandezze elettriche, tensione e corrente. Queste relazioni sono espresse matematicamente da delle formule che andiamo a scrivere per i tre componenti. Per il resistore, la relazione esistente fra la tensione e la corrente è una relazione di proporzionalità, dove la tensione V è uguale a un coefficiente di proporzionalità R che moltiplica la corrente I, dove R rappresenta la resistenza del resistore. Questa formula la conosciamo già bene e si tratta della legge di Ohm. Per il condensatore, la relazione che esiste fra tensione e corrente è espressa in questo modo. In un condensatore, la corrente è proporzionale con un coefficiente di proporzionalità C, espresso che rappresenta la capacità del nostro condensatore. È proporzionale non alla tensione, ma alla velocità di variazione della tensione nel tempo, cioè quella che matematicamente noi indichiamo
indichiamo come dv fratto dt, che rappresenta appunto il tasso di variazione della tensione nel tempo. Questo valore sarà più alto per rapide variazioni della tensione, sarà più basso per variazioni più lente della tensione, sarà zero se la tensione non varia nel tempo. Per l'induttore la relazione che esiste fra tensione e corrente è simile a quella del condensatore, ma dobbiamo scambiare corrente con tensione. Pertanto avremo per un condensatore che la tensione sarà proporzionale, cioè, scusate, per l'induttore avremo che la tensione sarà proporzionale alla variazione, alla velocità di variazione della corrente nel tempo tramite un coefficiente di proporzionalità L, che rappresenta l'induttanza del nostro induttore. Quindi la tensione sarà uguale a L, che moltiplica il tasso di variazione della corrente nel tempo, cioè la velocità con la quale la corrente varia nel tempo. Queste sono le equazioni elettriche fondamentali che utilizzeremo per risolvere i nostri circuiti in cui compaiono i tre componenti fondamentali. Mettiamo subito in evidenza una cosa di questi componenti: quelli che abbiamo descritto sono dei componenti ideali, cioè sono dei componenti che matematicamente vengono descritti nel modo che abbiamo detto, ma che differiscono da quelli reali, che appunto perdono questa condizione di idealità.